Oggi siamo in compagnia di Rossana che ci racconta come la legge di Murphy di fatto non sbaglia mai. Qualche tempo fa cosa succede? Allora, noi, io e mio marito ci siamo recati per fare una risonanza urgentissima, al che proprio in questo semaforo, in questo punto, per la troppa fretta siamo passati con l'arancione. Purtroppo c'erano delle vigilesse che ci contestano di essere passati col rosso. E lì non puoi fare niente perché è la loro parola contro la tua. Voi pagate comunque con la risonanza 75 euro. Sì, certamente. E di conseguenza il giorno dopo, dopo che ci arriva la multa dopo parecchi mesi, e ricordiamoci, colleghiamo anche l'episodio, l'accaduto, il giorno dopo noi paghiamo anche la multa perché non possiamo dimostrare che siamo passati con l'arancione piuttosto che col rosso. E qui pensava Rossana di aver finito tutto. Conclusa tutta la... E invece, dopo tantissimi mesi, circa 3, ci arriva proprio l'altro giorno un'altra multa di 200 euro, anzi 212, in cui... Eravate ritornati con il semaforo rosso, no? No, assolutamente, piuttosto perché non abbiamo compilato un modulo allegato, perché non essendo un'abitué delle multe, non sapevo che ora c'era la legge 126 bis, dove bisogna compilare, che vi dice che bisogna compilare questo modulo allegato, in quanto per la decurtazione dei punti. Perché mentre prima, se non dichiaravi chi era al volante, il proprietario aveva la decurtazione dei punti, adesso invece per legge bisogna comunque compilarlo, che sia il proprietario o no a guidare l'auto. Perfetto. A noi sinceramente dei punti non importa poi molto, però 200 euro mi sembrano una cifra abbastanza elevata rispetto a un passare col semaforo rosso dove può succedere qualcuno, una multa di 129,15 euro. Quindi io mi chiedo, tra compilare un modulo e passare col semaforo rosso, quale sia più importante? Evidentemente per i burocrati italiani è più importante che lei compili il modulo. Ammettendo e non concedendo che siamo passati con l'arancione. Quindi, dovendo trovare una morale a questa storia, fate attenzione perché bisogna non passare, ma neanche con l'arancione, diciamo così. Sì, infatti. Però poi, a maggior ragione, compilate questo modulo perché altrimenti... Sì, arriva una multa di 200 euro.